Buonasera dallo stadio Luigi Ferraris. In realtà la partita avrebbe dovuto giocarsi ieri alle 19, poi i problemi dell'allerta meteo arancione tendente al rosso con pioggia battente, vento fortissimo che ha flagellato tutta la regione. Opportunamente il match è stato spostato allo stesso orario, ma questa sera alle 19 dunque comincerà questo match fra il Genoa, che non ha mai vinto in casa nonostante con la gestione di Ballardini abbia ottenuto ben 7 punti in 3 partite, con l'arrivo della Atalanta del grande ex Gasperini, 8 anni a Genova, tanti successi, tante soddisfazioni e anche qualche polemica con il presidente rossoblu Enrico Preziosi. E adesso il Genoa ribatte il pallone con un out per Goran Pandev, limite dell'area di rigore, il tocco per Izzo che è andato a sostegno, da Izzo ancora in avanti a Veloso, Pandev, Tarabt, l'appoggio per Bertolacci, il tiro e il gol, bellissimo gol del Genoa esattamente al minuto 4. Genoa 1, Atalanta 0, Bertolacci con un sinistro maligno che non ha lasciato scampo al portiere Berisha, palla proprio nell'angolino, nulla da fare per il portiere albanese dell'Atalanta. Cambia dunque il punteggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova, gran gol di Bertolacci dopo 4 minuti, Genoa 1, Atalanta 0. Gran gol di Bertolacci, ma anche grande suggerimento di Tarab, tocco in verticale all'interno dell'area di rigore che ha permesso al compagno di servire poi Bertolacci, autore del gol. Una bella percussione del Genoa che ha premuto fin dall'inizio di questa partita. L'Atalanta praticamente non ha quasi oltrepassato la metà campo e in questo caso è anche subito riuscito a concretizzare. Palla recuperata da Freuler, traversa la conclusione di Remo Freuler, giocatore svizzero, con palla che ha colpito la traversa ed è poi terminata sul fondo. Azione molto molto pericolosa, Freuler ha calciato dal limite dell'area di rigore una bella girata con palla che aveva superato Perin, ma per fortuna del Genoa ha incocciato il montante ed è terminata dopo aver toccato la barra trasversale in fallo di fondo. Il pallone per Pandev, cerca Tarabt di intervenire, recupera il pallone, cerca la rovesciata, altro tiro potente e preciso di Laxalt, la palla sfiora il palo alla destra di Berisha e manca di pochissimo l'appuntamento con il raddoppio. La formazione genoana ancora con un tiro dal limite dell'area di rigore, in precedenza Bertolacci aveva segnato, questa volta Laxalt ci è andato davvero vicino. Calcio di punizione, due giocatori atalantini sul pallone, un lungagnone come Ilicic, un nanetto come Papu Gomez, ma tanta classe nei piedi e anche tanta potenza esplosiva per il capitano dell'Atalanta, maglia numero 10, tocca Ilicic e il pallone viene deviato da Perin con una prodezza straordinaria. Il colpo di testa era stato di Brian Cristante, c'è voluta veramente una prodezza di Perin, una parata bellissima, una parata che vale un gol. La palla per Cristante, da Cristante il servizio per Papu Gomez che in questo momento non è marcato da nessuno, pallone fra i piedi di Petagna, finisce a terra Zukanovic, palla da Petagna, Ilicic, la conclusione, il tiro al pareggio. Pareggio di Ilicic, ma i giocatori del Genoa protestano perché c'è stato forse un fallo ai danni di Zukanovic. Vediamo un po' cosa dice il direttore di gara, andrà forse ad analizzare il VAR. E nel frattempo Ilicic è stato l'autore di un bel diagonale che al 44esimo del primo tempo ha gelato Perin. Genoa 1, Atalanta 1, al quarto minuto gol rossoblu di Bertolacci, al 44esimo gol atalantino di Ilicic. Sì, bisogna dire che l'Atalanta in questo caso ha ottenuto con un'azione fulminea e repentina un gol che, a dire il vero, per il gioco prodotto sembrava molto lontano, una bella discesa di Petagna e qui sì, si è visto il colpo di classe di Ilicic, un diagonale chirurgico, millimetrico, rispetto al quale Perin non ha potuto fare niente. Adesso il gioco è fermo, c'è un giocatore del Genoa a terra, di VAR non sembra se ne parli. Sì, tante discussioni, ci sono anche i giocatori dell'Atalanta, torna il direttore di gara, arriva il capitano del Genoa, il portiere Perin, discute con il direttore di gara, ma per il momento la fantomatica moviola in campo non si vede. Vediamo un po' cosa deciderà il direttore di gara. Fatto sta che i giocatori sono nella tre quarti campo dove c'è stato il fallo subito da Zukanovic, però non mi pare che l'arbitro stia osservando il monitor, vediamo un po' che cosa deciderà. Assegna il gol, ha segnato dunque il gol del pareggio all'Atalanta, gol di Ilicic fra i fischi e le proteste del pubblico, mentre si scusa Petagna all'indirizzo di Zukanovic, il giocatore colpito e affondato.
gol regolare dunque per l'Atalanta al 45esimo minuto, 1-1 fra rossoblu e bianchi nero azzurri atalantini, i gol di Bertolacci al quarto e di Ilicic al 44esimo. Ilicic viene fermato da una iniziativa difensiva di Rigoni, poi palla ancora intercettata da Bertolacci, si libera dei due avversari Bertolacci, il tocco per Pandev e tiro, la grande parata del portiere atalantino, poi ancora Pandev tira addosso al portiere Berisha e qui Pandev si è divorato il punto del raddoppio, perché a tu per tu con il portiere atalantino Berisha ha prima calciato in porta con respinta del portiere e poi ha tirato addirittura addosso al portiere. Rita Lucido. Che occasione, da pochi passi per ben due volte, prima ha preso la mira ma Berisha è riuscito a intervenire e poi sulla respinta non è riuscito a replicare in rete. Parte il cross di Ilicic, il pallone viene deviato in porta da Masiello, il gol dell'ex che porta in vantaggio l'Atalanta a sorpresa al sesto minuto di gioco della ripresa, calcio di punizione battuto dal giocatore atalantino Josip Ilicic, mischia in area, colpo di testa di Masiello, palla in rete per il risultato cambiato, Genoa 1 Atalanta 2, e un risultato abbastanza a sorpresa per la rete siglata da il giocatore Andrea Masiello, ex della partita, al sesto minuto del secondo tempo. Genoa 1 Atalanta 2. Atalanta più concreta che mai, ancora una volta. Poi si dice nel calcio gol mancato, gol subito, è proprio questo il caso, sono passati un paio di minuti e chirurgica ancora una volta l'Atalanta, è stata brava, un bellissimo cross, un colpo di testa preciso, si è proteso Perin ma nulla ha potuto fare. Palla ancora per Pandev, il rimpallo tradisce Pandev, non può intervenire la Padula, recupera le sue spalle Tarabt, la volata di Tarabt, entra in area Tarabt di sinistro, il tiro deviato e ancora salva l'Atalanta con una bella ribattuta da parte di Freuler. Parte il cross e c'è la grandissima parata di Perin che salva il risultato sul colpo di testa, grandissimo intervento di Perin e ricordiamo che il Genoa aveva fallito il punto del 2-1, adesso l'Atalanta è andata vicinissima alla rete dell'1-3 e dunque in qualche modo Ballardini può essere contento delle strepitose parate di Mattia Perin. Siamo alla mezz'ora esatta della ripresa, Genoa 1 Atalanta 2, Perin formidabile perché il colpo di testa io l'avevo visto in porta. Colpo di testa mi è parso di vedere del numero 6 Palomino, anch'io l'avevo vista in porta, invece uno scatto a dir poco felino, l'ha proprio tirata via sia col colpo di Reni ma anche con la smanacciata. Pallone recuperato da Caldara, Derun, Atebur riceve sulla fascia laterale destra il giocatore di Groningen, va sul fondo il cross, Papu Gomez colpisce il pallone di incontro, fallisce il gol del 3-1 e il Genoa riparte dopo aver respirato ancora una pregevolissima azione di Atebur, servizio al bacio per Papu Gomez che ha sbagliato il tocco dell'1-3. Un minuto poco meno per le speranze del Genoa di raggiungere un pareggio che sembra sfuggire di mano alla formazione di Ballardini, pallone in area di rigore controllato dal solito Atebur e scaraventato in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato di un genuano e pertanto la ripresa del gioco avverrà con una rimessa in campo da parte dell'Atalanta. Pochi secondi al 95esimo, Genoa 1 Atalanta 2. È insomma un risultato pesante per la formazione genuana con Veloso che chiama in causa il proprio portiere Perin, ma l'arbitro fischia la fine della partita. Amarassi, Genoa 1 Atalanta 2, ancora da togliere lo 0 in casella per le vittorie interne del Genoa, commento affidato a Rizzà Lucido per questa partita decisa in rimonta dall'Atalanta con i gol di Ilicic e Masiello dopo che la formazione genuana si era portata in vantaggio al quarto minuto del primo tempo con una rete di Bertolacci. Sì, una sconfitta pesante non solo per la classifica, perché ricordiamo che comunque il Genoa è in basso a 13 punti, ma anche per il modo in cui è maturata dopo aver conquistato il vantaggio, dopo aver tenuto sotto controllo tutto il primo tempo. Dobbiamo chiudere, la nostra regista Ambretta Conti ci invita alla sintesi. La sintesi è questa: a Genova Atalanta batte Genoa 2-1, da Rita Lucido e da Emanuele Dotto, con la collaborazione dei tecnici della sala controllo Giuseppe Cepitelli e Claudio Capobianchi, è tutto. Qui Genova, a voi Roma.